Reduci entrambi da una sconfitta e 2-11 impegnati al comunale, cercano di rilanciare la pedalata nonostante le assenze copiose. Marcano visita agli argentini, Franchi e Imbriola fra i locali, Cacciatore fra i pennesi, e c'è quindi da fare di necessità virtù. Virtù che alla luce dei primi 45 minuti sarà tutta colorata di granata. La cronaca, sotto una pioggia battente, l'avvio è stentato e macchinoso, poi al 15esimo prime tracce palentine con Di Renzo che cannoneggia alto. Il pallone decolla la partita anche al 22esimo, un cross per De Rocis viene rimpallato in angolo. Prove generali per la rete marsicana che arriva al 28esimo quando Fantavuzzi fa fare un cost to cost al pallone che De Rocis addomestica con il mastice sul collo del piede, il successivo diagonale chirurgico e regala il vantaggio al capistrello. I ragazzi di Giordani gestiscono e colpiscono e al 37esimo ancora De Rocis fa sentire la sua legge, anche perché l'estremo d'amico è tutt'altro che irreprensibile nell'occasione. Tocco al piedino del numero 11 Granata e calcio di rigore sono una cosa sola. Aquino dal dischetto non spiazza ma realizza. 2-0 e partita fortemente indirizzata con i locali che provano a fare tris già al 41esimo quando a calciare è Di Renzo, a respingere è D'Amico e il tap-in è di De Rocis che stavolta non è lui. È lui Di Renzo che invece in chiusura di tempo toglie le ragnatele proprio sotto il 7 della porta difesa da D'Amico. È il 3-0 che chiude la partita. Il resto è accademia, a partire dal quinto della ripresa quando Rossi pesca Silvestri al centro, ma Di Girolamo di piede si supera e respinge. 14esimo sale in cattedra Cellucci, ma il suo tiro a giro si perde al lato. 17esimo ancora Cellucci, questa volta in contropiede, ma ad Eramo è provvidenziale e salva Capra e Cavoli. Minuti seguenti che corrono veloci sino al 90esimo quando il neo entrato Mancini tira fuori dal cilindro il contropiede perfetto. Lo finalizza a dovere e festeggia sotto la tribuna una partita da incorniciare per il capistrello e può così iniziare la sua scalata ai playoff. Penne da rivedere. Gianluca Giordani, una partita perfetta. Sì, soprattutto il primo tempo, grande partita dei ragazzi dove abbiamo, penso, strameritato la vittoria, dove primo tempo in cui non c'è stata partita, oltre ai 3-0 diciamo anche altre occasioni. Avevo chiesto questa reazione ai ragazzi dopo la prestazione di domenica, c'è stata e va bene così. Gestione degli infortuni che sono ancora copiosi, chi rientra a breve? Non lo so, forse rientrerà Brusca domenica, vediamo, però è Franchi. Gli altri per quanto riguarda Cauna, che ancora ci vuole un po', penso ancora 2 settimane, invece per quanto riguarda Imbriola la squalifica è ancora lunga. Chi ti serve di più al centro della difesa? La situazione è precaria nonostante il clean sheet. Sì, sì, vabbè, ma oggi la difesa è totalmente fuori quota, tutti i 2002, Giacomo 2000, era il più anziano di tutti, però sono andati benissimo. Io aspetto tutti, la campagna acquisti di nostra è stata improntata su Imbriola e Brusca, purtroppo non ci sono, però i ragazzi che l'hanno sostituito sono andati alla grande. Fabio Ioggi, innanzitutto bentornato a casa per l'ennesima volta, c'è poco da salvare oggi? No, io credo che alla fine la partita, chiaramente guardando i risultati sicuramente non c'è stato niente da dire, però è chiaro che se fai 3 sbagli in uscita, palla nostra, la regala all'avversario, è normale che poi prendi gol e praticamente ci sono stati 10 minuti di sbandamento nel primo tempo, poi credo che la squadra anzi nel secondo tempo si è pure ripresa e ha creato pure qualcosa, però è chiaro che Capistrello ha meritato, è giusto così. Calo tattico, tecnico, mentale o fisico soprattutto? No, io non la vedo fisica, al di là che abbiamo problemi con dei giocatori che praticamente non si allenano durante la settimana perché hanno problemi fisici, quindi fanno terapia, dobbiamo recuperare tutti, però è chiaro che se andiamo a analizzare i gol sono stati errori tecnici nostri in uscita, quindi il Capistrello ne ha approfittato, ha vinto la partita giustamente.